Ciao amici e bentornati su Survival Hacking. Oggi vedremo un progettino abbastanza interessante che nasce da un progetto open source che è stato pubblicato su GitHub, che si chiama MCUME o MCUME, non so come si dica esattamente. Comunque è un Multi-Computer Machine Emulator. È un progetto che è stato fatto per funzionare con diversi tipi di dispositivi, tipo il Tensi piuttosto che il Raspberry Pi Pico e anche l'SP32. Il progetto non aveva una sua forma, ma aveva solo tutto quello che era il discorso software e uno schema di principio. Ma avendo visto un lavoro fatto da Pemi Factory, che ha prodotto dei circuiti stampati molto interessanti, ho deciso di procedere per farvi vedere una cosa molto carina. Ma subito dopo la sigla. Prima di iniziare vi ricordo che in descrizione troverete tutte le informazioni su quanto vedrete nel video, per cui tutti i link a dove trovare tutti i materiali appunto che vedremo utilizzare. Come dicevo, il progetto di per sé è un progetto dove fanno vedere appunto tutta la parte software, tutta la parte firmware e in più danno un'idea all'incirca su come realizzare un hardware, però tutto da realizzare su mille fori eccetera. C'è un ragazzo invece della Pemi Technology che ha realizzato tanti bei circuiti stampati per realizzare questo prodotto in maniera un pochino più solida e accattivante, carina. E ho trovato questo progetto, quantomeno come circuiti stampati, molto interessante. Questo fa in modo di facilitare molto la realizzazione di questo tipo di progetto, un progetto che di base è solo un'idea, uno schema da fare su mille fori, da realizzare in qualche modo. Invece in questo modo è possibile proprio realizzarlo. Quindi ha dato la possibilità a tutti di creare e far funzionare questa idea. Questa idea cos'è? È fondamentalmente un emulatore di vari tipi di computer. Parliamo di computer non troppo potenti, eh? In questo caso parliamo di ZX Spectrum 128K, Commodore 64, Atari 800, ZX81. In più avevano anche diversi tipi di console, in particolare Atari, Atari 2006, Atari 5002, Coleco e anche il Philips Videopack. Quindi in pratica tutto questo oggetto, che adesso poi vedete in vari circuiti stampati, in realtà diventano come se fosse una specie di piccolo computer che si attacca al monitor VGA. Qui c'è una tastiera, qui vedete tutto stampato è realizzato in varie parti. Abbiamo il circuito proprio quello dove vengono montati tutti i componenti, che però non ha un'estetica bellissima. Allora hanno fatto una sorta di cover che si mette sopra e quindi lo rende già molto più carino, con tutti i pulsanti con sopra le sigle, che cosa sono, le lettere eccetera. Quindi viene una tastiera utilizzabile, reset, ESC, fire, le frecce direzionali, e poi abbiamo un fondo per coprire la parte bassa di questo oggetto, e poi abbiamo dei fianchetti inclinati che, una volta assemblato tutto questo gruppetto di cose, era una specie di mini consolina con la tastierina. E poi qua ci sono tutti i vari connettori per potersi connettere sia a un joystick di tipo Commodore standard con la 9 pin, ha una presa per una micro SD per poter inserire dentro tutte le varie ROM, ha delle prese USB per poter collegare anche dei dispositivi USB, l'uscita VGA e soprattutto quanto serve per la realizzazione. Di conseguenza questo è il modo giusto per dar vita a quel progetto, di cui nella repository troverete tutte le informazioni. Vi linko ovviamente in descrizione tutte le informazioni, poi dopo vedremo anche lato computer, come fare a programmare, ma è veramente molto semplice l'oggetto e come utilizzarlo e vederlo funzionare. Servono un po' di componenti, non tantissime, comunque serve un po' di materiale. A parte il Raspberry Pi Pico, serve un micro buzzer, un paio di connettori, il lettore micro SD, alcune prese USB, l'uscita jack per l'audio e tutta una serie di pulsantini per fare la tastiera. Qualche componente SMD a completamento. E ora passiamo alla costruzione di questo oggetto, che si basa fondamentalmente su un circuito. Tutti gli altri poi serviranno dopo per dargli un completamento più di bellezza, ecco, ma non funzionale. Questo è il circuito principale dove deve essere montato tutto il materiale, e
Comincerei dai componenti ovviamente SMD, che sono quelli più critici. Per esempio, il lettore SD è uno dei componenti che potrebbe essere un po' ostico da montare, perché ha molti piedini ravvicinati e ci vuole magari un saldatore non troppo grosso per poter saldare correttamente. Io utilizzerò il mio microsaldatore con la punta molto fine e quindi procederei con la saldatura. Cominciamo a saldare le lamelle di fissaggio laterali, in modo da tenerlo fermo e stabile. Poi andremo a saldare i pin proprio dei contatti della micro SD. Ora andiamo a saldare un paio di condensatori da 100 nano. Poi abbiamo una 82 ohm e una 4K7. Cominciamo prima dalla 4K7. Adesso la 82 ohm. E ora abbiamo tutte le varie resistenze per l'uscita colore VGA. Quindi resistenze pesate per fare i soliti TA converter, quindi resistenze da 2K, poi da 1K e da 470. Cominciamo con le 2K. Poi le 1K. E le 470. Anzi, due da 470, poi c'è un 82 ohm. Ok, poi questa parte qua, con i due transistor e la 22 micro, servono solo qualora vogliate mettere il buzzer. Non è fondamentale, però, perché c'è l'uscita audio con il jack. Siccome io ho sia il transistor che tutto il resto, li monterò. BSS84 e il BSS123. Poi ci sono due resistenze da 1,5K. Abbiamo un buzzer piezoelettrico. Un paio di LED SMD. Allora, qua serve un condensatore da 22 microfarad non polarizzato. Io purtroppo non ce l'ho, al massimo riesco ad avere un 10 micro, che però è a montaggio tradizionale. Ne monteremo due, faremo 20 microfarad e lo montiamo in qualche modo qua. Tanto lo spazio c'è, ne montiamo due tradizionali. Quindi due da 10 micro, 20 micro e va bene, dai. E non ce li avevo sotto mano. Ok, direi che possiamo passare al montaggio dei, per esempio, del Raspberry Pico, che si monta ovviamente in questo spazio predisposto. Si salda un pin, cominciamo con un solo pin, centriamolo bene. Ecco fatto, e adesso andiamo a saldare tutti gli altri pin. Mettiamo il jack, spinotto jack audio USB. Facciamo a saldare, questo è l'USB OTG on the go, poter collegare periferiche. USB power, avevo il 9 poli per il joystick, abbiamo il 15 poli VGA, poi abbiamo i due pin qua per l'USB da collegare qua, queste due piazzoline bisogna saldarle e attaccare due piccoli reofori che noi utilizzeremo, fare di reofori presi da due resistenze o da un qualsiasi componente. E ora la parte più seccante, possiamo montare
tutti questi pulsantini, tutti no, diciamo tutti quelli sulla scheda. Adesso io qua ne ho svuotati un bel po', ma non serviranno ovviamente tutti. Allora, qua il suggerimento che posso darvi è di metterli sì tutti. Puoi mettere la mascherina come guida, che aiuterà a essere tutti centrati. Adesso li installiamo tutti. E abbiamo montato tutti i pulsantini. Siccome poi devono uscire da questo frontale, se noi l'appoggiamo adesso, loro saranno tutti nella posizione corretta. Quindi, ora che ce l'abbiamo come guida, ci vorrebbero tre mani, ma noi facciamo questo sistema e andiamo a puntare almeno un pin per ogni pulsante. Pulsanti sono bloccati e correttamente posizionati, andiamo a completare la saldatura di tutti gli altri pin, quindi era un po' più agevole. Ok, ora è tutta saldata, riverifichiamo che la mascherina vada correttamente sopra. Perfetto. Allora, in teoria abbiamo finito di montare i componenti. Poi adesso vi faccio vedere più o meno come viene l'oggetto grosso modo completato. In pratica ci sono questi due fianchetti laterali, poi vanno incollati, poi vedremo che lo fisseremo con qualche vite. Poi abbiamo il frontalino con la tastiera, le varie serigrafie dei vari oggetti. E poi abbiamo la parte sotto di copertura, uno può scegliere come metterlo, diciamo c'è anche questa possibilità, ed ecco come più o meno si presenta. Qua tutti i vari spinotti, questo si appoggia così, è una sorta di mini computerino. Adesso è inutile mettere tutto perché dobbiamo verificare il funzionamento e soprattutto vediamo come si configura, si programma il Raspberry e si inseriscono, diciamo, le varie ROM eccetera. Quindi ora che abbiamo ultimato l'assemblaggio, spostiamoci sul PC per cominciare a inserire dentro un po' di cose e poi per verificare effettivamente il funzionamento. E ora vediamo con il computer come inserire all'interno tutto il necessario per far funzionare questo multi computer, chiamiamolo così. Allora, innanzitutto colleghiamo un cavo USB al computer e cominciamo a vedere se vediamo il bootloader del Raspberry. Per vederlo bisogna premere il pulsante boot select, qua quello bianco sul Raspberry, e poi reset tenendo premuto il boot. Ed ecco che appare la cartella del RPRP2, che sarebbe la cartella che contiene il bootloader. Ecco, questa è la cartella che appare nel momento in cui appunto si fa partire il Raspberry Pi Pico in modalità boot, e questa cartella servirà per inserire i nostri emulatori. A questo punto andiamo a vedere dove recuperare tutto il materiale. Troverete ovviamente i link in descrizione di tutto quello che qua vediamo, quindi non serve che andate a leggere, a scrivere, a trascrivere quello che vedete scritto qua sopra. In poche parole, andate nella repository di Mark Haveng, dove c'è tutta la repository di MCUME, io lo chiamo così un po' all'italiana, in realtà si chiama MCUME, Multi Computer Machine Emulator. Qua troverete un po' tutte le informazioni, qua fanno vedere anche dei prototipi, delle versioni varie. Come vi dicevo, è possibile realizzarlo su più piattaforme e in base al tipo di piattaforma ci sono maggiori compatibilità e più possibilità di emulare meglio le cose. Tra tutti questi il Tensi 4.1 è lo schedino quello più potente, quindi è quello che emula praticamente tutto. Vedete, ha tutte le X anche su Vectrex, PC Engine, Game Boy Color, Sega Master System, Mega Drive, Nintendo NES, e come computer l'Amiga, Doom, MSX, PC, Atari 520, Apple II, eccetera.
La versione che abbiamo scelto noi è una versione, diciamo, né troppo scarsa né troppo potente, e come vedete col Pico, col PI Pico, emula solo una piccola parte dei computer emulabili e anche una piccola parte di quello che sono le console, perché è poco potente l'oggetto, insomma. O comunque, vabbè, insomma, hanno sviluppato solo questi per il momento, poi non so se andranno avanti e man mano implementeranno meglio le cose. Sappiate comunque che l'implementazione di tutti questi computer, di tutti questi emulatori, è abbastanza scarsina. Per esempio l'Atari 2006 non ha il suono, Coleco non ha il suono, l'Atari 5002 e l'Atari 800, diciamo, come computer sì, hanno il suono. Lo Spectrum ha un supporto parziale del buzzer, lo ZX81 ha il suono, il C64 non ha il suono, il VIC-20, se non sbaglio, non ha il suono. Insomma, ci sono poi tutto l'elenco dei limiti che hanno i vari computer, le varie emulazioni. Insomma, non è il massimo, però insomma, è carino un po' tutta l'idea della sua conformazione. Ecco. L'SD, quella che dovrà contenere tutte le varie ROM dei vari computer o console, deve essere strutturata in un certo modo. Qui c'è spiegato bene come va fatta. C'è un esempio di un file che si chiama sd.zip, che contiene tutte le cartelle dove andranno a inserite le varie ROM. Ovviamente è vuota, quindi dovrete procurarmi le vostre ROM nel modo che meglio preferite, e qua c'è scritto con quale estensione vanno inserite. Per esempio, per l'Atari 2006 devi mettere le ROM dell'Atari in formato .bin, del 5002 .bin, nell'Atari 800 .rom, C64 .png, eccetera eccetera. Da quello che ho letto, sia per i Commodore 64, VIC-20 e in generale tutti i computer, le uniche ROM supportate sono quelle che venivano fornite in cartuccia e non quindi i programmi, quelli che si caricano col nastro o con i floppy. Quindi solo, per esempio per il Commodore 64, solo quelli su cartuccia, che sono comunque tanti, e solo quelli, sempre da quello che ho capito. Qua ci sono tutte le istruzioni su come compilarsi per i fatti propri tutte le varie versioni, ci sono un po' tutte le informazioni. Ecco, qua voi dovrete scaricare tutta la repository, quindi dovete fare download zip qua dove c'è scritto code, e vi scaricate, viene fuori lo zippone di tutta questa repository. Una volta scaricata la repository, adesso andremo a vedere quali sono i file che ci interessano per operare con questo piccolo dispositivo. Che si chiama RetroVGA, nasce a fronte di quel progetto che abbiamo appena visto. In realtà lui ha solo realizzato un hardware, cioè questo qua che stiamo realizzando noi, quindi una serie di circuiti stampati per rendere usufruibile quel progetto in maniera efficace, no? Perché per il momento era solo un progetto e uno se lo doveva fare su mille fori, quindi non era proprio facile. Invece in questo modo lui ha dato la possibilità, grazie a questi circuiti stampati ben fatti tra l'altro, la possibilità di realizzarselo. E non solo, con questo stesso hardware è possibile utilizzare tre sistemi differenti, che c'è il RetroVGA, quindi il MC1ME, quello che abbiamo visto, poi c'è il PicoVGA, che è una serie di librerie che consentono di poter utilizzare la VGA con il Raspberry e poter caricare tutta una serie di altri programmi, altri giochi. Non sta emulando un computer specifico, ma sono proprio programmi fatti ad hoc, perché fornisce tutta una serie di librerie per riuscire a farsi proprio programmi all'interno del Raspberry, e quindi di potersi costruire dei programmi sfruttando la VGA, che ricordo il Raspberry Pi Pico non ha un'uscita video, però grazie a un barbatrucco fatto da 9 resistenze riusciamo a ottenere un segnale video che non si differisce molto da quello che facevano le schede arcade per l'uscita video. Se vi ricordate l'episodio dell'EPRO, no? Sfruttando praticamente 9 I/O digitali con collegati su ognuno di questi segnali delle resistenze pesate, riescono a fare una sorta di convertitore digitale analogico, e quindi escono sui segnali RGB in analogico, proprio esattamente come facevano tempo fa le schede arcade. Quindi non si sono inventati niente e sfruttano questa cosa qua. Poi dopo, ovviamente, il Raspberry Pi è abbastanza potente ed è in grado di generare i segnali video, tutto quello che serve per poi utilizzarlo, ovviamente, no? Ecco, la differenza è che appunto qua la risoluzione, questo tipo di libreria, è un pochino più elevata, quindi le cose che si possono visualizzare sono un pochino più carine. Questo dovete vederlo come utilità per poter utilizzare un Raspberry Pi Pico, che è un oggetto veramente molto molto economico, per poter avere delle uscite video
e quindi poter offrire su un monitor VGA delle informazioni abbastanza interessanti, quindi applicazioni embedded con visualizzazione di informazioni, numeri, disegni, icone che possono essere utili per fare le proprie realizzazioni di prodotti e di oggetti. Non stiamo parlando di giochi, ecco, stiamo parlando di anche lavoro in questo caso. E poi dopo, non ultimo, c'è anche un ulteriore emulatore dello Spectrum che si chiama Pico ZX 128 con supporto della USB OTG, quindi on the go, per poter collegare una tastiera esterna USB oppure un joystick, gamepad eccetera e utilizzarlo un po' più seriamente. Quindi qua poi avrete tutti i link in descrizione, ci sono tutte le mappature delle tastiere per il Pico 128, insomma ci sono tutte le informazioni, c'è lo schema elettrico di questa schedina, come è stata realizzata, e poi ci sono tutti i link per dove andare a prendere i circuiti stampati. Abbiamo visto quindi da dove arrivano questi circuiti, qual è il progetto che ha fatto nascere il tutto, e ora andiamo a vedere come caricare all'interno del Raspberry l'emulatore. Qui abbiamo la repository che io ho già ovviamente scaricato, contiene dentro tutte le informazioni ovviamente relative a tutte le varie versioni, col Tensi, col Pico, l'SP32, c'è anche una versione con l'SP32, quindi può fare delle cose limitate ma semplicemente con SP32. Andiamo nella cartella del Pico, che è quella che ci interessa. Qua abbiamo tutti i sorgenti di tutte le varie informazioni, c'è il readme che vi dà quelle informazioni che abbiamo visto prima, andiamo alle file binari che sono quelli già precompilati e andiamo a cercare la nostra release di interesse, che è Pico Retro VGA, che è questo qua, Retro VGA per la versione Pico. E qua dentro abbiamo tanti singoli file, dove c'è Pico 20, che è il programma per l'emulazione del VIC-20, 64 Commodore 64, Pico 81 lo ZX81, Pico 800 Atari 800, Pico Colem è per il Coleco, Pico 2M è per il Videopack, Pico Specchi è per lo Spectrum, Pico VCS è per l'Atari 2006. Poi c'è un test KMAX, che è un semplice programma che vi permette di fare il test di tutta la tastiera. E andiamo proprio a vedere questo qua. Allora, cosa si fa per caricare all'interno di un Raspberry Pi Pico un programma? I programmi sono in questo formato UF2, programmi compilati. Semplicemente, ma proprio veramente in maniera disarmante, si sposta questo file all'interno di questo drive che si è aperto una volta che siete partiti in boot mode, mettete qua dentro file, lui lo rileva e automaticamente parte già in modalità, adesso in questo caso, test KMAX, cioè è già partito quel programma e sta già funzionando. Ora qua non si riesce a vedere perché indubbiamente non abbiamo l'uscita VGA collegata, e adesso andiamo a collegare uscita VGA, commutiamo su VGA, una volta collegato la VGA ecco quello che si vede. Ora schiacciando tutti i tasti vedrete a video il funzionamento di ogni singolo tasto, il corrispondente carattere, a volte per esempio sull'enter non ci sono caratteri visibili, però intanto vedete i codici là sopra esadecimali che stanno a indicare che i tasti stanno funzionando tutti correttamente. Quindi questo è un piccolo test veloce per verificare che la tastiera funzioni correttamente. Ritorniamo sul computer e ora per programmare il dispositivo con un altro emulatore, semplicemente come prima teniamo premuto il bottone boot qua dietro del Raspberry e premiamo reset, poi molliamo boot ed ecco che appare la nostra unità. Ora non andiamo altro che a trasferire dentro la nostra unità, per esempio il Pico 64, per esempio, ed ecco che lui adesso non appena sparirà quell'unità, significa che lui è già partito in modalità Commodore 64. Commutiamo sulla VGA, 64 emulator, premiamo Fire ed ecco che appare il nostro Commodore 64. Tramite la tastiera qua possiamo scrivere i vari comandi. Ecco, ho scritto un programmino, al solito banalissimo programmino, e quindi ecco come far andare velocemente Commodore 64. Ora andiamo a caricare velocemente un altro emulatore, per esempio andiamo a caricare l'Atari 800, quindi mettiamo Pico 800 qua dentro ed ecco qua. In questo caso troviamo delle ROM perché le ho inserite e quindi
possiamo già vedere qualche cosa. Per esempio possiamo andare a vedere Moon Patrol. Qua il buzzer si sente suonare, però ovviamente voi sentite pochissimo. Adesso collego allo spirotto audio un amplificatore, così si sente un po' meglio. Andiamo a caricare, che ne so, Donkey Kong. Diciamo che è quasi giocabile, dai, insomma, non è... Allora, rimettiamoci sempre in modalità bootloader, premendo i nostri tasti e andiamo a caricare un altro emulatore. Se devo sempre commutare per andare a vedere cosa mettere dentro. E niente, quindi semplicemente trasciniamo dentro i nostri file che più ci aggradano e andiamo a emulare un po' quello che ci pare. Per esempio vediamo lo Spectrum, dai. Sinclair Research, adesso qua i tasti non li conosco, vediamo L cosa fa, Let, A. Vabbè, io lo Spectrum non lo so usare, scriviamo un po' di cavolate. Non dà neanche errore, syntax error, però possiamo cancellare. Run. 0K01, vabbè, ovviamente non riusciamo a fare nulla perché non so utilizzarlo. Con qua list non c'è nulla. Comunque, vabbè, l'emulatore dello Spectrum, poi bisogna ovviamente saperlo utilizzare. Quindi, modo semplice, voi trascinate dentro l'oggetto in cui volete emulare e lui lo emula. A questo punto io direi di completare l'oggetto con gli altri circuiti stampati per renderlo più carino. Abbiamo visto che funziona, abbiamo visto come si configura e abbiamo visto qua com'è collegato. Qua è collegato con la VGA, qua è collegato con l'USB perché in questo momento lo voglio programmare e quindi è collegato con l'USB al computer, ma in realtà
noi potremo alimentarlo tramite quest'altra USB quando poi l'oggetto è montato e ha dentro il suo emulatore che noi vogliamo utilizzare. Questo è l'ingresso per il joystick e questo è l'OTG per poter collegare tastiere e joystick per alcuni tipi di emulatori. E qui c'è la micro SD con dentro le varie ROM. E questa è l'uscita audio dove ho appena attaccato l'altoparlante che abbiamo sentito prima. A questo punto scolleghiamo tutto e andiamo a completare il nostro dispositivo. Io per completarlo mi sono procurato questi piccoli distanziatori da 2 mm. Vediamo qua cosa serve. Servirà questo qua. Sì. Mettiamo un dadino. Ed ecco qua il nostro bel oggettino che sembra proprio un piccolo computerino che si collega con la VGA, si collega con la nostra USB. Come vedete si accende qua rosso per indicare l'accensione, si accende la C quando parte un emulatore. Adesso io ho schiacciato Enter, voi non vedete nulla, ma è partito l'emulatore, per cui se adesso andiamo a metterci qua è partito quello dello Spectrum. Possiamo caricarne un altro, carichiamo il VIC-20 ed ecco qua il nostro bel VIC-20. E insomma dai ragazzi, un oggettino carino, più che altro è ben ingegnerizzata questa soluzione con i vari circuiti stampati che lo fanno sembrare proprio un vero e proprio computerino, con la sua bella tastiera, con tutti i caratteri scritti sopra, con questa finitura dorata molto carina, con tutti i simboli, con le uscite. Per esempio questa SD, se guardate c'è il simbolo della cassetta, perché in effetti qua dentro poi ci si mettono i programmi e quindi simula proprio la cassetta. Tasti cursore e poi qua abbiamo anche l'ingresso per il joystick standard Commodore. Per cui niente ragazzi, dai, se volete realizzarvi un piccolo emulatorino con anche un suo design insomma particolare e che comunque è aperto alla possibilità di future estensioni e soprattutto con la libreria che avete visto prima potreste realizzarvi un po' quello che volete su questo tipo di piattaforma, considerato che avete anche un'uscita video, è un prodotto abbastanza economico tutto sommato, insomma divertente per fare un po' di sperimentazioni. Che dirvi ragazzi, io sono soddisfatto, è un oggettino che insomma è stato più che altro una raccolta di informazioni che poi ho voluto creare e realizzare più per me quasi, perché quando l'ho visto ho detto bellissimo, lo voglio proprio fare, l'ho fatto e lo sto un po' condividendo con voi, questa mia libidine, chiamiamola così, di avere questo oggetto e di vederlo funzionare e di averlo realizzato. Quindi ragazzi, tutte le informazioni in descrizione se volete anche voi realizzarlo. E che dirvi, direi che per questo video è tutto, ricordatevi di venire a trovarmi anche su Patreon e su Instagram, continuate a seguirmi, ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!